A Uno Mattina in Famiglia sono le 7:06. Che sarà il fisico, che sarà la televisione. Lui è un sex symbol ormai da anni, e da quando c'è il valore aggiunto di Ballando con le Stelle, per Luigi Mastrangelo la vita è cambiata da così a così. Cara Ferrari, eccoci insieme. Ciao Tiberio, allora, buongiorno, buona domenica. Buona domenica a te. Parliamo di Luigi Mastrangelo, un big del volley italiano qui a Campioni di Cuore. Eh sì, un grande big, diciamo che tutti noi abbiamo sempre tifato per la nazionale di volley con grande entusiasmo, e lui sul podio ci è andato veramente tante volte, perché pensa, è andato in totale 15 volte suddivise proprio esattamente tra oro, argento e bronzo, che ha vinto diverse volte, e oltretutto ha vinto anche l'oro ai mondiali, per cui non si è fatto mancare nulla, non si è fatto mancare neanche il ballo, perché l'abbiamo visto adesso Ballando con le Stelle, insomma, con il suo fisico statuario è riuscito a dare il meglio di sé, malgrado si definisse prima un tronco, adesso è migliorato. Puoi togliere questo sguardo sognante, per favore, grazie. Ma non sei geloso, Tiberio? Mai, di te non potrei, poi sei sul lavoro, per carità. Bravo. È nato in un piccolo paese vicino Taranto, Mottola. Sì, è nato a Mottola e suo padre voleva che lui facesse il poliziotto, perché in famiglia sono in tanti poliziotti e così almeno avrebbe avuto un guadagno sicuro. Invece lui da sempre era appassionato di sport, avrebbe potuto fare una bella carriera da calciatore, perché giocava fin da ragazzino con Nicola Legrottaglie, l'attuale difensore del Catania, e invece non è andata così. E invece il volley, perché il volley? Il volley, guarda, lui si definisce un pallavolista per caso, perché a Mottola si giocava solamente a volley, per cui è stato quasi obbligato, e poi perché all'età di 17 anni era già alto come adesso, cioè 2,02 metri. Ustia. Senti, nella vita di tutti i giorni invece che mi combina? Nella vita di tutti i giorni è felicemente sposato con Vera, stanno insieme da 12 anni. Veramente? E pensa un po', si sono conosciuti, guarda caso, in palestra. Però a lei stava antipatico, perché sembrava molto altezzoso. Ma sono i migliori amori quelli che iniziano, sì? Con antipatia. E poi, infatti, hai detto bene, perché poco alla volta si sono piaciuti e si sono frequentati. Nel giro di un anno sposati hanno avuto il primo figlio. Poi adesso hanno anche una femminuccia. E io sono andata a trovarlo dove? Nella sua seconda casa, cioè al Foro Italico a Roma, dove si registra appunto Ballando con le Stelle. Che ci sta bene sia come artista che come sportivo, perché il Foro Italico è la culla dello sport. È vero. Ma perché hai voluto partecipare alla trasmissione della Carlucci? Ma quanto sei curioso, non te lo dico, guarda il servizio. Un grande campione del mondo di volley ha scelto di ballare, come mai? È una grossa sfida, sì, una sfida contro me stesso. È una bella scommessa, l'ho voluto accettare per capire se posso fare bene anche qui in questa pista, nel ballo. Senti, ma addirittura hai dovuto lasciare la tua squadra perché non ti avevano dato il permesso di partecipare a Ballando. Sì, è vero, perché il volley non te lo permette. Non puoi stare in una diretta il sabato sera quando hai una partita la domenica. Già, ma è una quindi cosa momentanea, ti rivedremo in una squadra, ti vedremo alle Olimpiadi. Olimpiadi non lo so, però per il momento sto qui, mi sto godendo questo momento, questo, perché lo sto prendendo anche come un corso di ballo, io non ho mai ballato in vita mia. Ho voglia di ballare con te, ballando con le stelle e te. Avevi avuto anche la proposta di Pechino Express, ma non ci sei andato proprio per questo motivo. E poi ha vinto chi ti ha sostituito, tra virgolette, cioè Massimiliano Rosolino. Sì, non ho potuto perché era ad anno in corso, quindi ero ancora in attività con Cuneo e non potevo in quel momento lì lasciare il club. Mi piace questo ambiente, che sì, cosa molto. Vorresti fare in molto, un futuro? È l'attore? No, sì, lo sai già. Mi piacerebbe fare la parte del cattivo in un film, se ce ne sarà bisogno lo farò, e molto volentieri. Il cinema, la televisione, se proprio devi scegliere. Preferisco il cinema, sì. Allora, fisicaccio. Non mi sono mai sentita così tanto bassa in vita mia. Tu
sei alta, ma lui svetta proprio. Lui svetta. Nel 2005, ricordiamo, questo ragazzo nato sotto il segno del leone che si è tolto la maglietta e tutte quante le donne in delirio. È stato definito l'uomo più sexy e ideale. Nonostante questo è timido, pare sia timido. Guarda che paradosso, eh sì, è timido e lui dice che da sempre appunto è un tronco, anche quando andava in discoteca faceva il palo perché non riusciva a muoversi bene, mentre ballando adesso si sente più spigliato grazie alla coreografia che lui segue con attenzione. Paradosso ma pare vero. La sua ultima soddisfazione? Allora, la sua ultima soddisfazione è stata quella di battere l'ex fidanzato di Madonna, il ballerino che è appunto presente a Ballando, perché pensa che anni fa, proprio quando Mastrangelo è stato eletto l'uomo più sexy, Madonna l'ha voluto con sé nel suo tour grazie al suo fisico meraviglioso, ma lui era nel pieno della carriera e del lavoro e non ha potuto accettare. Senti, ma tutto questo poi in famiglia? Tutto questo in famiglia ovviamente può generare un po' di gelosia da parte della moglie, però neanche troppo, ma gliel'ho chiesto, per cui sentiamo dalla sua viva voce e guardiamo cosa ci dice. Vabbè, la conduci tu. Parliamo di tua moglie. Poverina, insomma, che quanto fare con un sex symbol? Geloso, ovviamente. Sì, ci sono tante fan, ma alla fine non è quella la sua preoccupazione più grossa. Brava, giusto. Perché comunque è una mamma, abbiamo due bimbi, lo sai. Meravigliosi, che ti volevo proprio chiedere. Sono contenti di questa tua avventura? Ti seguono adesso di più sì. Quando giochi o quando balli? No, adesso mi seguono di più adesso, perché beh, questo è un programma che comunque va in diretta, quindi stando lontani da casa lo possono seguire. Ah, rimangono svegli? Sì, rimangono svegli, sì. Fino a... tanto la domenica non vanno a scuola, quindi sono fino a luna svegli, aspettano. Che fantastica storia la vita. E ti devo fare questa domanda. Sì. Allora, tra sportivi c'è sempre una sana competizione. Sì, beh, quella sì. Qui c'è. C'è nello Amaury sport, Perez. C'è nello sport, c'è anche qui. Con dimmi, lui, com'è con la Di Francisca. Tra di voi? C'è tanta lealtà e alla fine abbiamo anche dimostrato di essere un bel gruppo, una grande famiglia. Vabbè, allora adesso senti, mi dai tu lezione. Anch'io sono alta, mi devi spiegare come si fa a ballare. Cosa facciamo? Ci stiamo? Facciamo un tango? Dai, dai, andiamo, insegnami. Che andiamo. Fatica. Ma, povero Nisini che deve seguire. Nisini è il nostro regista, sia ben chiaro. Allora, 38 anni, un passato importante da sportivo, vuol fare il cattivo nel cinema. Che bilancio fa della sua vita? Pensa che bello, ha detto che il suo bilancio è molto più roseo delle sue aspettative. Ha avuto tutto quello che desiderava, una famiglia meravigliosa, è contento e soddisfatto. E in futuro appunto vuole fare l'attore, poi ha detto magari ricomincerò a giocare da gennaio e forse all'estero. Magari 10 secondi per chiudere con il suo motto? Il suo motto, abbiamo sentito la musica nel servizio. Com'è che è non proprio stare... quando? E quando pensi che quando sia pensi finita? Quando pensi che sia finita è proprio allora che... comincia la vita, no, la salita. Ah, la va salita. Bene così. Vanno. Ferrari, alla prossima, dai. Io sono ancora più positiva. È il bello della diretta. Anzi, va bene della diretta. È complicata sta frase.